Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, io un po' mi vergogno a fare il wrap up di questo mese, perché questo mese ho letto veramente, 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 veramente poco e niente. Ho letto solamente La casa stregata e altri racconti di Lovecraft e Perché non sono cristiano di Bertrand Russell. Allora, non vi so dire qui i motivi per cui ho letto così poco, ma vi parlo un po' di questi due libri. Allora, La casa stregata e altri racconti di Lovecraft. Questi altri racconti sono, ora ve li dico, appunto, La casa stregata è di 5 capitoli, L'errore d'Arrakech di 7, L'orrore di Dunwich di 10, e poi c'è un lungo e vasto capitolo sui sogni della casa stregata. Il libro in totale è di 181 pagine, quindi non è poi in realtà così lungo. Allora, che dire? Lovecraft, diciamo che scrive un po' questi racconti un po' macabri, se così possiamo dire, perché dicono che lui facesse parte di una setta o di una cosa del genere. Tra tutti questi racconti che vi sono qui, l'unico che in realtà mi è piaciuto è appunto quello sulla casa stregata. Parla appunto di questa casa stregata che è stata costruita sopra un cimitero. In questa casa stregata non è che ci sono degli spiriti e delle presenze che danno fastidio agli inquilini, ma in realtà chi va a vivere in questa casa inizia a diventare debole, inizia ad invecchiare. È l'unico modo per, come dire, per iniziare a vivere nuovamente è quello di andare via da quella casa. Infatti, l'unica persona che riesce ad andare via riesce appunto a vivere. Inoltre, se in quella casa c'è una donna che aspetta un bambino, quel bambino non nascerà mai, o se nascerà, nascerà morto. Insomma, è un po' inquietante come racconto. È l'unico che in realtà mi è piaciuto tra tutti questi. Peccato appunto che è di solito 5 capitoli. Poi abbiamo L'Aurora Redoc o Reduc, da dove mi sembra nasca un altro libro di Lovecraft, che adesso non mi ricordo il nome, ma forse no, non è in questo. È nell'errore di L'orrore di Dunwich, ecco, da qui nasce un altro racconto. Questo qui mi è piaciuto anche, parla di una figura, di un bambino molto particolare che cresce molto in fretta, mi è piaciuto anche questo. E poi abbiamo i sogni della casa stregata, che ad essere sincera mi ha annoiato moltissimo, non riuscivo proprio a leggerlo, alla fine ho interrotto la lettura. Però in grosso modo il libro l'ho letto tutto, tranne appunto le ultime 20 pagine, mi sembra. Mi è piaciuto tantissimo. Poi nella versione appunto questa della Newton Compton dei Mini Mammut, alla fine ci sono dei libri sempre di questo autore, di questo scrittore, pubblicati sempre dalla Newton Compton. E tra questi, il biglietto del cinema di Deadpool mi è caduto. Tra questi, quello che mi incuriosisce di più è appunto Bombe e altri racconti dell'incubo, che costa solo 4,90 euro, quindi è molto fattibile come cosa, e Le montagne della follia, che costa 6 euro. Non lo so, purtroppo nella mia wishlist ci sono altri libri, quindi non credo che li comprerò a breve. Credo che li comprerò più là, però tutto sommato comunque questo libro mi è piaciuto, tranne appunto L'Aurora Reduc o Redac e I sogni della casa stregata, che proprio non lo sopportavo. Infatti ho chiuso poi la lettura perché sul serio non ce la facevo più. Poi un altro libro che ho letto è Perché non sono cristiana di Bertrand Russell. Questo libro l'ho preso appunto per la citazione che c'è dietro, l'ho preso dalla libreria di mio zio. E appunto la citazione che c'è dietro dice: il mondo non ha bisogno di dogmi, ha bisogno di libera ricerca. E appunto l'ho preso. Questa edizione è molto 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 antica. Sì, perché qui c'è scritto che costava 15.000 lire, quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa ormai.
Questo libro è suddiviso in capitoli con diversi paragrafetti. Questo fatto di essere suddiviso in paragrafi rende molto scorrevole appunto la lettura, non è pesante. Infatti un capitolo si legge anche in un quarto d'ora, veramente. È un saggio, non è un libro leggero, non, per niente. Però è veramente bello. All'inizio spiega il motivo del perché lui crede di non essere cristiano e non si sente tale. Non lo so, secondo me lo dovete leggere per capirlo, però è veramente, veramente bello. Si parla anche di Kant, ovviamente, lui mette in mezzo altri filosofi. Veramente, se volete leggere un saggio sulla Chiesa, sul mondo cristiano, eccetera, eccetera, leggete questo qui perché è molto valido e molto bello. E niente, queste sono le mie letture del mese di febbraio. Adesso dovrò leggere, che mi aspetto lì dietro, L'interpretazione dei sogni di Freud, ed è appunto l'ultimo libro di quelli che mi erano rimasti del 2015. Sicuramente per tutto marzo leggerò quelli, ne sono sicura. Non so se alternare la lettura con altri libri, devo un po' pensarmela. E niente, questo è il video, termina qui, spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un mi piace, e se vi va anche iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!